Dove è carente e com'è secondo te questa informazione? A parte, diciamo, con c'è l'avvenimento È perché. carente nel seguire poi, cioè, c'è una tragedia, c'è stato porto il Libano come esempio, no? Il Libano un anno fa, un anno e mezzo fa c'è stata questa esplosione. Il Libano era già in una situazione precaria dove politicamente si sta sgretolando tutto, la corruzione, l'inflazione, la mancanza di materie prime, la mancanza di elettricità. Il Libano paga ancora le conseguenze della guerra civile di anni fa. Ed è un paese che ha cercato sempre di risollevarsi, per il Libano è una specie di concertato. Se uno non comprende di Oriente deve stare un anno in Libano e poi capisce tutto quello che succede, perché lì ci sono sciiti, sunniti, cristiani, tutto il mondo è lì. Quella scena che ho girato col cavallo si chiama Tripoli, è a Tripoli, si chiama Syria Row. Lì nascono e muoiono tutti i conflitti del Medio Oriente. Quella Syria Row divide i due mondi, il mondo sciita e il mondo sunnita. Io ho cercato di raccontare cosa è impossibile, soltanto attraverso un documentario di Tascali può riuscire a raccontare tutto questo, oppure attraverso la voice over. E dopo mesi, settimane, 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 ho iniziato a filmare questi cavalli, e di nuovo il cantore, ho tutte queste situazioni notturne. E una notte alle 3 di mattina incontro questo cavallo io lo chiamo l'oracolo silenzioso perché lui racconta tutto quello in questo silenzio, quella scena lì secondo me ha una forza enorme, no? Di creare uno spezzamento, uno spiazzamento, una sospensione di questo cavallo da tutto il mondo e non è un caso che questo cavallo sia in questa via. E comunque si è parlato dopo l'esplosione, una settimana, 2 settimane, tutti in Libano, quando c'è stata la prima rivoluzione dei giovani, tutti lì a parlare, poi finisce. Quindi purtroppo non c'è la resistenza di raccontare, anche perché poi al pubblico non interessa, perché adesso il Libano è in ginocchio, non hanno elettricità, non hanno benzina, non hanno soldi, i conti bloccati in banca. Le persone che conosco fanno fatica a vivere e nessuno lo racconta questo, perché probabilmente al pubblico non interessa o non c'è abbastanza pazienza o rischio anche di poter raccontare, dice no, questa storia non funziona perché non interessa più a nessuno, perché un mese fa interessava, perché era ampliata, perché c'era l'esplosione, perché c'era qualcosa di drammatico, poi le conseguenze di quell'esplosione degli anni non interessa più a nessuno, sapete che adesso il Libano è un paese letteralmente in ginocchio. E il Libano in ginocchio vuol dire una crisi nel Medio Oriente totale, quindi c'è l'America, c'è la Siria, c'è l'Iran, c'è una situazione geopolitica talmente complessa ed esplosiva che poi sarà raccontata quando sarà troppo tardi. Quello che sta succedendo in Iraq in questo momento è drammatico. L'Iraq è adesso di nuovo in mano all'ISIS, la gente non esce di casa, l'economia è distrutta, i vaccini, forse c'è 4% che ha fatto il vaccino e quindi purtroppo manca la pazienza, la lungimiranza di tenere vivo e d'altronde sono talmente tanti gli scenari aperti del mondo che diventa difficile raccontarli, però ci sono paesi che lo fanno molto meglio di noi, perché se uno legge il Guardian o il New York Times riesce a seguire anche queste notizie e quindi forse c'è un po' una pigrizia da parte nostra e forse un'esigenza di così creare sempre di sensazionalismo nella notizia e poi, ma d'altronde anche nella politica è così, no? C'è qualcosa, c'è un bubbone che scoppia e poi tutto passa nel dimenticatoio. E quindi cioè, ci vuole più resistenza, per quello che poi dico sempre, io vorrei che i miei film iniziano dove finisce il reportage, perché poi soltanto così riesce a raccontare qualcosa che duri nel tempo, che non diventi semplicemente un'osservazione momentanea di qualcosa che si consuma e che invecchia dopo qualche giorno.